Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuto tutto in un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la scrittura che dice: «Si son divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica han gettato la sorte». E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto, in cima una canna, e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocefissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli scolpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. È una chiesa nuda quella che oggi ci accoglie, una sposa senza paramenti, senza veli, senza drappi che possano fare da filtro alle fatiche. Si mostra per quello che è veramente, una creatura ferita che aspetta di essere abbracciata. Il contesto nudo permette la verità. Non ci sono distrazioni. Nel grande vuoto, immersa nel silenzio, avanza la croce. L'abbraccio autentico che tutti attendiamo per essere salvati. Le ultime parole di Gesù in croce sono state per consegnare sua madre a Giovanni, per offrire la tenerezza del perdono, per promettere salvezza per tutti. Pur nel dolore, Gesù è capace di pregare per chi ama e anche per chi non merita di essere amato. La grande preghiera che verrà innalzata a Dio durante la celebrazione del Venerdì Santo, nell'ora della morte del suo figlio, tocca ogni realtà dell'esistenza umana, senza dimenticare la durezza del vivere e l'incertezza del credere. Quando tutto sembra ormai avviato verso il fallimento, quando le speranze sembrano bruciate una volta per tutte, quando il regno di Dio sembra ormai un sogno che svanisce, Dio prepara la sua vittoria sulla morte. Per questo, durante la celebrazione del Venerdì Santo, esprimiamo il nostro gesto di affetto e di amore verso il crocifisso, perché è rimasto legato a noi fino in fondo, perché ha accettato di attraversare anche la morte, perché il suo sacrificio sostiene la nostra speranza. Ascolteremo il racconto della passione secondo Giovanni.
Baceremo la croce, pregheremo per le nostre sorelle e i nostri fratelli, riceveremo il pane della vita come dei poveri con le mani aperte e nude, come dei fratelli e sorelle che mangiano alla stessa tavola. È una chiesa nuda quella che oggi ci accoglie. Una sposa senza paramenti, senza veli, senza drappi che possano fare da filtro alle fatiche. E poi l'assemblea che si formerà nel silenzio si disperderà. È un silenzio che permette ad ognuno di far scendere nel profondo dell'animo le parole, le immagini che ci raggiungono. È un silenzio che consente ad ognuno di accogliere con gratitudine il dono di un amore illimitato e di una misericordia sconfinata e di diventare terra feconda che attende di germogliare il mattino di Pasqua. Lo canteremo nella nostra celebrazione del Venerdì Santo. Venite, adoriamo la Santa Croce del Signore, la sua passione riviviamo nell'intimo del cuore.